Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile. Un caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in streaming. Anche questo giovedì staremo un'ora e mezza insieme fino alle 22:30 per parlare di salute. Lo faremo come sempre ospitando i migliori specialisti disponibili a rispondere anche alle vostre eventuali domande. Questa sera parleremo della seconda ondata di contagi da coronavirus nella nostra regione e quindi andremo sul campo per cercare di verificare quanto reggono le strutture ospedaliere a questa impennata di casi, a questa impennata anche di ricoveri, non soltanto negli ospedali. Andremo anche a verificare se gli organici dei medici, degli infermieri, del personale sanitario sono sufficienti e se queste persone che da mesi e mesi sono in trincea reggono l'urto di questa nuova ondata, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista mentale. Andremo anche a verificare quali misure preventive vengono attuate sul territorio e che risultati danno per la popolazione. Faremo tutto questo grazie alla competenza del nostro graditissimo ospite. Buonasera e bentornato nei nostri studi al dottor Alberto Albani. Buonasera, dottore. Buonasera a lei, buonasera a tutte le telespettatrici e i telespettatori. Buonasera. Buonasera, dottore Albani, coordinatore della task force della Regione Abruzzo, istituita praticamente all'inizio A dell'emergenza febbraio. a febbraio dalla nostra regione, nonché referente sanitario regionale per le emergenze, direttore del Dipartimento Emergenze Urgenze dell'ASL di Pescara, direttore del Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza dell'ospedale di Pescara. Io so che lei all'inizio vuole fare un salutino particolare, è un, come posso dire, un Sì, ricordo. volevo soltanto ricordare a tutte le telespettatrici, a tutti i telespettatori, la giornata di ieri che era dedicata alla giornata mondiale sulla violenza alle donne. È un tema molto importante, molto sentito da noi operatori sanitari perché vediamo tante, purtroppo troppe vittime. Calcoliamo che nell'ultimo anno all'ospedale di Pescara abbiamo trattato circa 300 donne che sono state vittime di maltrattamenti. Ecco, quindi volevo ricordare questa giornata particolare perché la sentiamo proprio nostra e vorremmo che questi episodi non accadessero più, purtroppo accadono ancora e la società deve cambiare, gli uomini devono modificare i loro comportamenti e avere più rispetto per le loro compagne. Quindi ecco, un ricordo della giornata della violenza contro le donne per essere tutti uniti per combattere questo bruttissimi, bruttissimi episodi. Anche perché lei ha tantissime collaboratrici, no? Nei suoi Sì. vari staff, no, dottor Albani. Complimenti per questo ricordo, per questo anche sprone a dichiarare sempre qualsiasi violenza nei confronti delle donne. Le chiedo che differenza sta notando rispetto alla prima ondata? La prima ondata aveva quella di febbraio, marzo, aprile, maggio, vi aveva presi di sorpresa. Adesso siete, tra virgolette, vaccinati, state riuscendo a contenerla meglio oppure? Sì, sicuramente all'inizio a febbraio-marzo fu una sorpresa, nel senso che fummo attaccati all'improvviso da questa ondata, da questa pandemia, da questo virus. Oggi ci aspettavamo questo ritorno, questa seconda ondata, come speriamo che non succeda una terza ondata nel prossimo inizio anno. Il problema è che questa ondata è un'ondata particolarmente pesante, in quanto abbiamo un numero di contagiati alto e abbiamo anche un numero di vittime molto alto. Cioè vediamo oggi che le persone che si presentano con sintomi più gravi e abbiamo purtroppo anche un numero di decessi molto elevato. Tra poco commenteremo anche i dati odierni per quanto riguarda la nostra regione, però al dottor Albani chiedo, anche oggi in Italia 29.000 nuovi casi, 822 decessi, tasso di positività 12,4%, altissimo. Sì, come dicevo prima, purtroppo questa seconda ondata, rispetto alla prima vede un maggior numero di persone colpite. È vero che facciamo anche un maggior numero di Di tamponi tamponi. rispetto all'inizio, però sicuramente la pressione sugli ospedali è molto elevata,
e anche il numero di decessi, come ricordava lei, purtroppo è molto elevato. Quindi non è vero che il virus era stato sconfitto, che il virus aveva abbassato, diciamo, la sua potenza, la sua virulenza. Purtroppo ci troviamo di fronte a un virus particolarmente aggressivo. Oggi è un po' più chiara per voi la distinzione sulle cause di morte con il coronavirus o per il coronavirus? All'inizio si faceva abbastanza confusione, oggi è più certo. Per esempio, oggi 822 morti in Italia, sono tutti per il coronavirus, dottor Albani? No, qui purtroppo ci sono dei dati in cui bisogna fare un po' di chiarezza. I decessi vengono, tutte le persone che sono positive e che decedono per qualunque motivo vengono comunicate al Ministero della Salute come pazienti deceduti positivi. Il Ministero aveva raccomandato a tutte le ASL di tutta Italia di inviare poi le schede di Istat di decesso o di morte, in maniera tale che poi potesse essere fatta una discrimine, creare un discrimine tra quelli, le morti veramente legate al coronavirus e le morti invece legate ad altre patologie. Purtroppo non era un campo obbligatorio, non era un obbligo, per cui moltissime aziende sanitarie non hanno inviato e non inviano questi dati, per cui risultano un numero di decessi estremamente elevato, ma non sono legati tutti al coronavirus. Purtroppo nasce questo dato da una confusione di termini. Questo mi dispiace per un motivo molto semplice, perché poi dà adito ai negazionisti di dire alcune cose che sul dato dei decessi è vera, ma questo non toglie il fatto che molti muoiono per coronavirus, poi l'analizzeremo in seguito, però questa è un'arma che possono usare i negazionisti, perché purtroppo certo, la raccolta dei numeri non è così precisa e corretta. Anche in questo caso c'è un difetto di comunicazione e di chiarezza, come in tante altre situazioni. Torno da lei tra poco per parlare, appunto, per partire anche dai dati di oggi in Abruzzo. Come ogni settimana vogliamo fare la nostra puntatina sul sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, per ricordare sempre a tutti i rischi che corrono i medici, gli infermieri, il personale sanitario in ogni momento della loro giornata. Come state vedendo, le pagine sono sempre listate a lutto per quanto riguarda l'elenco dei medici deceduti per contagio nel corso dell'epidemia di Covid-19. Ebbene, pensate, ad oggi, lo state leggendo, l'ultimo è deceduto proprio oggi, sono 217 i medici caduti per servizio, 15 in più rispetto alla settimana scorsa, 28 negli ultimi 10 giorni, ovvero una media di quasi 3 medici morti al giorno, e sono ben 38 i medici deceduti dal 1 ottobre, ovvero dall'inizio della seconda ondata. Di questi 18 erano medici di medicina generale o pediatri. A questi vanno aggiunti una cinquantina di infermieri, pensate, ci sono ben 5 suicidi, 19 farmacisti. I farmacisti deceduti la scorsa settimana erano 16, l'ultima farmacista, una signora, una dottoressa, è morta nel Veronese solo qualche giorno fa. Tutto questo che cosa ci dovrebbe far capire, dottor Albani, che forse dovremmo rispettare in maniera più rigida, più severa quanto ci viene detto? Sì, io mi associo al cordoglio di tutti questi caduti, sia per tutto il personale sanitario, medici, infermieri che purtroppo ci hanno lasciato, e viene una rabbia quando, nonostante le nostre raccomandazioni, nonostante tutto quello che noi diciamo, io continuo a vedere ancora troppa gente in giro. Vedo troppa gente in giro, vedo troppa gente che non mantiene le distanze minime di sicurezza, molti senza mascherina, ed è una cosa che fa rabbia, perché noi ogni giorno vediamo tanta gente che soffre, tanta gente che muore, e anche i nostri sforzi, i nostri sacrifici. Io devo ringraziare tutto il personale sanitario che in questo momento, quando intendo personale sanitario intendo medici, intendo infermieri, intendo OSS, operatori sanitari, che ogni giorno vanno in un posto di lavoro in cui non soltanto rischiano la propria vita, ma anche lavorano in condizioni pesantissime, perché devono indossare delle tute, devono indossare la maschera, devono indossare occhiali, tutte le protezioni,
situazione che li costringono poi anche a, purtroppo a avere difficoltà anche a bere, certo, poter andare a fare i propri bisogni perché sono vestiti e non si possono spogliare. Quindi un lavoro durissimo, pesantissimo, rischiosissimo, e poi quando noi usciamo e vediamo tanta gente che non se ne, se ne importa poco, ecco, fa rabbia. Ricordo a tutti i nostri telespettatori che Medicina Facile, nelle sue varie declinazioni, nei suoi vari format, sostiene un'iniziativa messa in campo dall'ASL Lanciano Vasto Chieti, l'apertura di un conto corrente per eventuali donazioni sempre utilissime in tempi di emergenza pandemica. Le coordinate le state vedendo sui vostri teleschermi, sui vostri televisori in questo momento, le potete trovare con più calma sul sito della ASL Teatina. Grazie alle persone che lavorano con me a questa nuova puntata di Pronto Medicina Facile, Andrea Di Fabio post produzione, Francesco Specchiulli in regia, la collega Edmondo Gigliola in redazione. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Siamo prontissimi a ricevere le telefonate, i numeri sono già in sovrimpressione, il prefisso è lo 0871 5873 230 5873 235. Ricordo anche l'indirizzo email, che è salute@rete8.it. Grazie Gigliola, buon lavoro. Partiamo subito con i dati riguardanti il contagio, i casi di contagio che ci sono stati oggi in Abruzzo. Possiamo far vedere la prima diapositiva ai nostri telespettatori, il dottor Albani ce la può commentare, sono sempre quelli del bollettino del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato Regionale alla Sanità. 570 nuovi casi, 20 decessi oggi in Abruzzo. Dottor Albani. Sono numeri pesanti, molto, molto pesanti. Abbiamo, questi numeri sono legati, come dicevo prima, anche ad una maggiore e massiccia esecuzione di tamponi che stiamo facendo a livello di tutta la regione, le 4 ASL. Siamo arrivati quasi a 400.000 tamponi dall'inizio della pandemia e questi 400.000 tamponi, come vedete, hanno portato a circa 26.000 casi di positività. Oggi sono 570 casi in più rispetto a ieri, distribuiti nelle varie province. Vedete che la provincia ancora più colpita è l'Aquilano, poi faremo qualche commento su, sì, questa, su questo, sì, dato, quella di Teramo, quella di Pescara e poi quella di Chieti, con 141 casi in più all'Aquila, 178 in più a Pescara, 125 a Chieti e 120 a Teramo. Ci sono poi dall'inizio della pandemia 224 pazienti di fuori regione, quindi ecco quando poi si parla della possibilità di passare da una regione all'altra, regioni rosse, regioni gialle o regioni arancioni, questi dati ci dicono che anche la trasmigrazione di persone da una regione all'altra porta poi con sé anche la positività al virus stesso. Dicevo, stiamo notando negli ultimi giorni un aumento dei casi nel pescarese. Questo è legato ad una proiezione che avevamo già fatto, erano già da qualche tempo che noi avevamo fatto delle proiezioni in cui si vedeva in modelli matematici che il virus si stava spostando sulla costa, cioè dalle zone dell'entroterra si stava spostando sulla costa. Questo sta avvenendo in questi ultimi giorni. Purtroppo la maglia nera la sta assumendo Pescara e questo è legato al fatto appunto che il virus si sta spostando nelle zone dell'Adriatico, cosa che invece all'inizio della pandemia era soprattutto legata nella Marsica, all'Aquilano e al Teramano. Guardi, così sta la risposta a un nostro telespettatore, una mail che io ho sintetizzato e che mi è arrivata oggi pomeriggio. Angelo chiede al dottor Albani come ci spiega questo spostamento dei contagi dall'interno dell'Abruzzo fino alla settimana scorsa, in particolare all'Aquilano, alla costa, al pescarese, dottor Albani. Sì, allora innanzitutto vediamo perché all'inizio era soprattutto nel Teramano e nell'Aquilano, zone indenne, vergini, che nella prima ondata erano state sostanzialmente risparmiate. Nella prima ondata, se voi ricordate, era soprattutto la zona di Pescara essere stata interessata e in minore misura quella del Chietino. L'Aquila era molto molto indenne, interi paesi erano proprio contagi zero. Questo ha fatto sì che in quelle zone si sentissero più sicuri, si sentissero più tranquilli e quindi non hanno adottato nessuna misura di protezione. Questo ha fatto sì che in pochissimo tempo dilagasse il virus.
perché le persone non erano abituate, così come erano state abituate nelle zone metropolitane di Pescara e Chieti, che erano state già colpite nella prima ondata e quindi qualcosa aveva insegnato, aveva lasciato questa prima ondata nella popolazione, quindi la zona di Pescara e Chieti le persone erano più attente, stavano più, curavano di più le protezioni individuali. Erano più rispettose. Erano più rispettose, mentre all'interno, che si erano sentiti protetti, non c'è stata assolutamente questa attenzione. E adesso perché sta tornando sulla costa? Sta tornando sulla costa perché Pescara e Chieti, bene o male, sono città metropolitane. Io parlo di Chieti e Pescara perché è l'area metropolitana, l'unica città praticamente. E questo fa sì che la maggiore parte dei sistemi del terziario, ma anche dei negozi, dei ritrovi, eccetera, si trovi in questa zona metropolitana. E quindi le zone meno colpite all'inizio di questa seconda fase adesso stanno risentendo degli ingressi di persone positive, asintomatico, poi asintomatico, che non lo sanno di essere positive, che dall'interno si sono spostate sulla costa e quindi hanno diffuso di nuovo, certo, il virus sulla costa. Andiamo avanti con le diapositive che abbiamo preparato per spiegare, per cercare di far capire anche ai nostri telespettatori i dati che vengono elaborati quotidianamente, anche perché, come ci ha detto il dottor Albani, loro li studiano tantissimo per capire anche come si diffonde il virus. Questa slide sta a evidenziare quante persone al di sotto dei 19 anni sono state sotto ai 19 anni, quindi vedete una porzione molto giovane e sono stati 78 in questa fase. Infatti noi abbiamo notato rispetto alla prima fase della pandemia, cioè la prima di febbraio, marzo, aprile, questa seconda fase colpisce molto di più i giovani. Giovani che nella prima fase erano stati risparmiati, un po' perché c'era stato il lockdown, un po' perché chiaramente c'era un'attenzione maggiore. Questa attenzione maggiore nel periodo estivo è stata lasciata da parte. Io ho visto l'estate tutti i ragazzi che si ritrovavano, come giusto che sia, nella loro età, di ritrovarsi e divertirsi, ma senza quelle che erano le misure minime di precauzione. Certo. Quindi ha fatto sì che la malattia si diffondesse molto all'interno delle popolazioni giovanili, quindi abbiamo un numero di casi estremamente elevato. Mi sembra che sono rappresentate un po' tutte e quattro le province, se non sbaglio. Sì, poi sì, circa sono omogeneamente rappresentate, certo. E poi abbiamo sulla destra i decessi, che come vedete sono ben 851, 20 più rispetto a ieri, quindi una mortalità elevata. Molto. Questa, come dicevo all'inizio, è un dato che abbiamo riscontrato. La patologia, nonostante un bagaglio terapeutico più importante, più preciso, purtroppo si continua a morire, e si continua a morire con alti numeri. E ci meritiamo la zona rossa. Altra slide che possiamo far vedere ai nostri telespettatori, eccola qua. Questa che cosa ci dice, dottor Albani? È quello che rappresenta un po' il teatro di guerra e questa proprio sta a far capire proprio nettamente, molto bene, graficamente, perché la guerra si vince sul territorio. Cioè la guerra non si vince in ospedale, si vince soltanto attraverso un monitoraggio costante dei pazienti a livello territoriale e far sì che l'isolamento, impedire che il virus si trasmetta, consentirà, è l'unica soluzione insieme al vaccino che potrà consentire la vincita, un'eventuale vittoria sul virus. Vedete che i ricoveri in terapia non intensiva sono rispetto a ieri aumentati da 676 a 694, ci sono stati anche due ricoveri in più in terapia intensiva, 72, siamo arrivati a 74. E in isolamento domiciliare siamo arrivati a 16.566, quindi come vedete ci sono 16.500 persone positive in isolamento domiciliare. E i guariti sono oggi 7.830, sono 300 più di ieri. Però vedete, questa, la colonna verde è quella più importante, ci voglio tornare un attimo sopra, perché voglio far capire un dato ai telespettatori. Quando noi vediamo, vedete, oggi ci sono stati 560 persone in più, quasi diciamo 600 persone in più. Se noi calcoliamo che ogni persona è venuta a contatto con una media di 5 a 10 persone, ciò significa che noi dobbiamo andare a fare un contact tracing, cioè dobbiamo andare a vedere i contatti di 5.000 persone.
cioè dobbiamo contattare 5.000 persone che sono venute a contatto con questi casi positivi e andarle a rintracciare, testare, tamponare e quindi andarle eventualmente a isolare. Quindi è una guerra pesante, importante, che richiede grossi sforzi sia proprio operatività, quindi anche di risorse umane, ma anche di tamponi, per consentire un mappaggio costante, continuo, sulle popolazioni che sono venute a contatto con questi casi positivi. È una cosa estremamente complessa. Se mi fermo su questa diapositiva, perché se non sbaglio, se la rimettiamo in onda, c'è il numero dei ricoverati nelle terapie intensive. Se non ricordo male, sono 169 in totale, in tutta la regione, i posti letto nelle terapie intensive. Dottor Albani, giusto più o meno? Sì, anche qui bisogna fare un attimo una distinzione, perché anche un altro dato che non è chiaro al telespettatore che non segue da vicino questi dati è che si parla dell'occupazione, uno degli indici per esempio che fa scattare la zona rossa, uno degli indici è il 30% di occupazione dei posti di terapia intensiva. Uno che legge questo dato dice ma il 30%, voglia, abbiamo il 70% ancora di posti liberi. E quindi dice ma sembra strano che scatti la zona rossa per il 30%. In realtà anche qui c'è un po' di confusione come sui decessi. È il 30% della totalità dei posti letto di terapia intensiva, non quelli dedicati al Covid. Sì. Per cui noi abbiamo, è vero che abbiamo oggi 78 posti letto di terapia intensiva Covid, ma ne abbiamo anche altri 78 di terapia intensiva cosiddetta pulita, quindi come vedete 140, 88, 16, sì, circa 160 posti letto. Di questi 160 posti letto noi ce l'abbiamo però molti, quasi tutti occupati sia da Covid che da COVID. Diciamo pazienti non Covid, incidenti stradali, ictus, persone che sono in post intervento chirurgico e così via. Quindi questi posti letto della terapia intensiva sono occupati, quindi in realtà abbiamo un totale di posti letto quasi del 100%. È chiaro che quel 30% definisce la quota Covid, ma in realtà vanno calcolati tutti i posti letto di terapia intensiva. Giusta osservazione e precisazione. Altra diapositiva, ne abbiamo ancora un paio se non sbaglio. No, vediamo, eccola qua, questa, dottore. Sì, questa introduce il concetto della CROSS. In caso di maxima emergenza, che può essere un terremoto, può essere un evento calamitoso che colpisce il territorio nazionale o in questo caso una pandemia, viene attivata la cosiddetta CROSS, che è la centrale remota di operazioni del soccorso sanitario, l'acronimo appunto è CROSS. Che cosa significa? Che qualora il 118, le centrali operative di soccorso di una regione o di una provincia non riescono a supplire, riescono a far fronte a una situazione emergenziale, scatta una CROSS, questa centrale remota, che va a vicariare questa centrale e a coordinare i soccorsi su tutto il territorio nazionale. Quindi una centrale che si trova una a Torino e una a Pistoia, sono lontane geograficamente, in maniera tale che se dovesse avvenire un evento calamitoso o nel Piemonte o nella Toscana, c'è sempre l'altra molto distante geograficamente che può vicariare. Questa centrale ogni giorno ci chiede il numero di posti letto, qui è lo schema rappresentato, di quanti posti letto abbiamo di terapia intensiva, di sia Covid che non Covid, quanti posti letto di subintensiva e quanti posti letto di generalisti. Questo perché dando questi dati in tutta Italia, tutta la centrale remota ha una visione d'insieme, un quadro d'insieme su tutti i posti letto italiani. In tempo reale, quindi eventualmente in caso di sofferenza da parte di una regione o di una provincia può spostare i malati da una regione o da una provincia in zone in cui c'è meno afflusso e quindi dare a tutti i cittadini italiani il soccorso adeguato e giusto. L'ultima diapositiva riguarda, credo, il materiale che è stato distribuito a tutto il personale sanitario. Da quando questo, sì, dottor Albani? Dunque, noi dall'inizio della pandemia, quindi da febbraio, non facciamo altro che distribuire materiale che riguarda i sistemi di protezione individuale. A me fa rabbia che ogni tanto leggo degli articoli in cui ci si lamenta di una mancanza di presidi. Questa mancanza di presidi più delle volte, anzi sempre, è legata ad una cattiva organizzazione della gestione di questi presidi, perché noi continuamente attraverso la protezione civile, che ringrazio perché senza protezione civile veramente avremmo
non saremmo riusciti a dare una risposta così completa, quindi ripeto un ringraziamento veramente caloroso alla Protezione Civile. Noi in questi momenti riusciamo a fornire, grazie alla Protezione Civile Nazionale, di sistemi di protezione individuale, di dispositivi di protezione individuale, tutte le ASL. Questi sono soltanto gli ultimi 20 giorni, quindi questi dati si riferiscono agli ultimi 20 giorni e parliamo di 480.000 mascherine chirurgiche, di 640.000 FFP2, di FFP3 185.000 per 57.000, guanti 400.000, camici 16.000, cuffie 40.000, comunque vedete ci sono moltissimi dispositivi di protezione individuale distribuiti in maniera omogenea sul tutto il territorio regionale, a seconda di dove vengono privilegiati alcuni settori in cui hanno più pazienti, ma comunque sempre con un numero di dispositivi adeguati. Quindi non c'è mai stata, soprattutto negli ultimi anni, la seconda ondata, mai carenza di dispositivi. Questi vanno anche ai medici di medicina generale. Questi vanno anche ai medici di medicina generale, assolutamente di libera scelta, che noi questi distribuiamo ai singoli medici attraverso gli ordini professionali, cioè attraverso gli ordini dei medici che raccolgono questi dispositivi e poi provvedono loro a distribuirli ai singoli medici. Tra un minuto e mezzo devo andare in pubblicità, le chiedo ancora un paio di commenti. Cresce il numero dei guariti, dottor Albani, nella nostra regione? Come siamo rapportati tra ricoverati e guariti più o meno? Sì, questa bilancia era il primo dato, sì. In cui abbiamo dato che oggi al 26 ci sono 7.830 guariti, rispetto a ieri 7.582, vediamo circa 300 in più di positivi. C'è un dato che dobbiamo sottolineare: i numeri dei positivi non sono rappresentati in maniera adeguata, perché abbiamo un ritardo, un disallineamento tra i dati dei positivi che vengono comunicati al Ministero della Regione e i dati effettivamente di guariti, perché in questa fase, avendo tutta la nostra attenzione rivolta verso i pazienti positivi e ai contatti, come dicevo prima, dobbiamo fare migliaia, sì, di telefonate al giorno per cercare tutti i contatti, chiaramente viene messa un po' da parte i dati relativi alla guarigione. Questo è un disallineamento che all'inizio è stato un po' fisiologico, adesso lo stiamo riallineando, stiamo curando molto questa parte e noi ci aspettiamo che nella prossima settimana il numero di guariti si allinei e quindi ritorni in linea con quelli che sono i veri guariti, che oggi in questo momento sono sottostimati. Sì. Vado in pubblicità, chiedo scusa a un telespettatore o una telespettatrice dalla redazione, Gigliola mi ha segnalato che c'è una telefonata, devo dare spazio alla pubblicità, poi daremo spazio alla telefonata, ci vediamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta da studio per la seconda parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile dedicata all'Abruzzo, alle prese con la seconda ondata di contagi da Covid. Ne stiamo parlando con il coordinatore della Task Force regionale per l'emergenza coronavirus, il dottor Alberto Albani, al quale giro subito questa telefonata. Pronto, Rete 8? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei, da dove chiama? Io sono Dante di Montesilvano. Buonasera. Allora, io devo fare due domande. Sì. Visto che stiamo parlando di numeri, questi dati che vengono dati, vorrei sapere a che giorno si riferiscono, perché sicuramente non sono i dati di ieri, probabilmente per i morti, ma gli altri si riferiscono, perché sono gente che aspettano 10 giorni per le risposte ai tamponi, quindi non sono risposte dei tamponi fatti ieri, ma sicuramente vorrei sapere che ritardo ci hanno. Ecco, questo volevo sapere. Questa è la prima domanda. La seconda? Sì. E poi la seconda, quando si parla che noi abbiamo 74 in terapia intensiva, i posti sono 160, ma quando è? E in realtà se poi sono occupati dagli altri, insomma, è inutile che facciamo i conti con 160 posti liberi per il Covid, invece, e se gli altri sono occupati saranno molto di meno. Queste sono domande che volevo. La ringrazio e buonasera. Grazie a lei. Allora, ascolti le risposte del dottor Albani, il nostro amico. Sì, comincio, Dante di Montesilvano. Comincio con la seconda. Comincio con la seconda dei posti di terapia intensiva. Giusto l'osservazione, è quello che ho detto all'inizio quando parlavo del 30%. In realtà noi abbiamo due blocchi
uno di pazienti che sono ricoverati in terapia intensiva cosiddetta pulita, cioè pazienti non Covid, e su questi ne abbiamo 78 a livello regionale, e di questi 78, 68 attualmente sono occupati, 68 persone che sono intubate, cioè hanno necessità di una ventilazione assistita. Quindi abbiamo in questo momento circa 10 posti letto in tutta la regione liberi per accogliere pazienti puliti, cioè pazienti non Covid che hanno necessità di una terapia intensiva. Faccio l'esempio di un incidente stradale per rendere più evidente il concetto. Abbiamo poi invece dei posti letto di terapia intensiva Covid, cioè pazienti, parlo sempre di pazienti intubati, e di cui questi letti sono in pratica come un serbatoio che si allarga e si stringe a seconda della necessità. Attualmente noi abbiamo 78 posti letto, di cui sono occupati 77, quindi quasi tutti occupati, ma in caso di necessità dovessero avvenire altri ricoveri, avremo la possibilità di aumentare questi 78 letti, aumentarli in maniera tale da accogliere altri pazienti Covid positivi. Quindi dobbiamo tener conto di due cassetti, un cassetto Covid e un cassetto non Covid. Nel cassetto non Covid abbiamo attualmente 10 posti letto liberi, e sul cassetto Covid tutto l'Abruzzo, e nel cassetto Covid attualmente solo un posto, ma che aumentare questo cassetto è come un soffietto che può aumentare, quindi possiamo accogliere altri pazienti che dovessero necessitare. Infatti sia nella prima ondata che nella seconda ondata nessun paziente che aveva necessità di terapia intensiva è stato privato di questa strumentazione, di questa assistenza intensiva anestesiologica. Per quanto riguarda invece un posto libero per eventuali Covid che hanno sì bisogno, però noi abbiamo un posto letto libero, ma abbiamo delle possibilità di mettere dei ventilatori in ogni ospedale in ogni momento attivi. Il problema è, non è tanto di macchine, cioè nel senso di avere ventilatori, che ne abbiamo, il problema è del personale. Poi apriremo un capitolo proprio sul personale, che è un po' il lato dolente, esatto, a livello nazionale e mondiale. E per quanto riguarda invece la risposta dei tamponi, no, i tamponi si riferiscono alla giornata di ieri, quindi i tamponi, i numeri che diamo sono i dati relativi ai tamponi che sono stati eseguiti nella giornata di ieri. Qualche volta si accumulano dei tamponi per una serie di motivi, perché magari in quel momento le macchine sono occupate, oppure perché abbiamo una momentanea carenza di tamponi, ma normalmente vengono elaborati nell'ambito di 24-48 ore. Quindi sono i dati che diamo, sono i dati elaborati nella giornata di ieri, quindi si riferiscono sempre alle 24 ore precedenti. Invece ha ragione il nostro telespettatore che ci ha fatto questa domanda sul fatto perché ancora oggi ci sono dei ritardi sull'esecuzione dei tamponi. Questo è legato ad una serie di disfunzioni del sistema che stiamo cercando come dicevo prima, di riallineare, però lei si deve tener conto, dei telespettatori, di un dato che noi dobbiamo fare. Come dicevo prima, se ci sono 600 positivi circa, se sono 10 contatti, circa 6.000 telefonate al giorno, andare a individuare dove sono queste persone e andare a eseguire i tamponi. È chiaro che c'è per forza inevitabilmente un periodo di latenza. Questo periodo di latenza non può però essere così lungo come sottolineava il telespettatore. Dobbiamo far sì che questo tempo di latenza sia il più breve possibile, se no perde quello che è il significato di prevenzione, perché se io non tampono un soggetto per molto tempo, questo soggetto magari positivo va in giro e non lo intercetto e mi diffonde il virus. Ecco perché è necessario, come dicevo prima, vincere la guerra sul territorio, potenziare il più possibile il territorio per far sì che nessun paziente positivo possa girare perché non è stato tamponato. Grazie dottor Albani, siamo in zona rossa, grazie tra virgolette proprio ai numeri che stiamo commentando questa sera, ma numeri che ci portiamo dietro oramai da diversi giorni. Siamo in zona rossa come Regione Abruzzo, siamo in buona compagnia perché ci sono diverse altre regioni in Italia, ci resteremo almeno fino al 3 dicembre. Come stanno vivendo gli abruzzesi divieti, limitazioni che magari non sono così rigide, ferree come quelle del lockdown di primavera? Abbiamo portato il nostro microfono tra la gente, il microfono è quello di Giglio del Mondo, le riprese sono quelle di Luca Corneli e poi ne parliamo con il nostro ospite.
Cosa pensa della istituzione della zona rossa in Abruzzo? Ma questa già si è stata sbagliata da prima, una volta che era gialla, una volta che era passata rossa. Quindi quando i nostri governanti non capiscono loro come devono impostare la situazione, che pretendono da noi, noi più di tanto non possiamo fare. Se quello non fa un sacrificio una volta, non si elimina mai queste cose. Penso che è stata fatta una cosa buona. In questa maniera cerchiamo di bloccare il virus. Doveroso perché l'incremento era importante, lo è tuttora, per cui non abbiamo risolto niente ancora. Noi abbiamo un bar ampio, quindi si potrebbe entrare e consumare uno o due alla volta, invece no, dobbiamo attenerci a fare le cose, cioè, da sporto. La gente non esce, poi qua c'è gente anziana, non vuole prendere il caffè in piedi. La tabaccheria, e quindi il lavoro cala sempre di più, giorno dopo giorno, però l'aiuto non c'è, da parte del governo non c'è. Attualmente sta diventando, per me sarà nei prossimi mesi, molto molto grave la pandemia economica, perché noi dell'abbigliamento abbiamo perso Pasqua, la primavera, perdere pure il Natale, perché che se ne dica, non sarà un Natale di grossi acquisti, con il terrore di questo virus, per cui la gente non circola, non ha il pensiero per il regalo, tranne qualche regalino, non lo so, il dramma vedere cosa succederà a gennaio. Che se è stata fatta, evidentemente ci sono state le buone ragioni, perché da quello che so, cioè così in via generale, so che erano saturi gli ospedali e quindi di conseguenza in qualche maniera bisognava fare per poter ovviamente sperare di poter abbassare il livello di soglia di contagio. Il danno economico è forte, ovviamente, inutile che lo dica, insomma, penso che sia almeno il 90% di meno di incassi. Si resta aperti sempre per dare il servizio alla città, per fare in modo che neanche quest'altra vetina si spenga. E lei rispetta tutte le regole? Sì, io ho tutte le regole, mi sono vaccinato e mo aspetto il vaccino del Covid. Non rispettiamo noi che abbiamo un po' di giudizi in più, perché la gioventù ce l'ha poco di giudizi. C'ho la mia mucchina per qualsiasi cosa, e più di questo non so che devo fare. Vado schivando, se vedo per strada 4-5 persone e me ne passo in mezzo alla strada, dove è possibile. Più di questo che devo fare? Fisicamente ci siamo protetti anche con una barriera dentro, per quello che facciamo entrare una alla volta, due alla volta massimo, e cerchiamo di andare avanti nella speranza di trovare risultati positivi dal vaccino, da quanto altro la ricerca scientifica ci dà. E allora questo è il nostro spaccato settimanale tra la gente, chiediamo sempre poi l'argomento che trattiamo nella puntata di Pronto Medicina Faccia. Dottor Albani, che cosa emerge da questo sondaggio? C'è gente che a denti stretti sta mal sopportando queste limitazioni, magari lo fa perché capisce che è una causa nobile, però comincia a pesare tanto, e poi abbiamo sentito anche dei commercianti, il risvolto economico è... porta su burroni pazzeschi, cioè voragini drammatiche. Sì, è un problema non da poco, nel senso che noi in questo momento stiamo affrontando una situazione drammatica sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista della salute. È un piatto della bilancia, da una parte c'è la salute, da una parte c'è la crisi economica. Detto bene prima, quella persona intervistata, che abbiamo una pandemia economica, effettivamente è vero. Che cosa è successo? Raccontiamo un attimo quello che si è avvenuto negli ultimi giorni. A un certo momento noi abbiamo notato che, ma questo l'avete visto un po' tutti quanti voi, anche voi telespettatori, che l'incremento cominciava a essere molto alto, sì, molto pesante, dei numeri di casi di positività nella nostra regione. Aumentavano in maniera importante, aumentavano i ricoveri, aumentava la pressione sulle terapie intensive. C'è stato un momento in cui questa pressione sugli ospedali ha raggiunto un punto critico, e come comitato tecnico scientifico ci siamo posti il problema se fosse giunto il momento di chiedere l'intervento politico
per far sì che la regione diventasse una zona rossa. Questa zona rossa ne abbiamo parlato, chiaramente il Comitato Tecnico Scientifico dà un parere, come dice lo stesso termine, tecnico e scientifico, però la decisione è sempre politica ed è una decisione che deve prendere il Presidente. Il Presidente della Regione, Marco Marsilio. Lo abbiamo sentito, l'abbiamo contattato, abbiamo espresso i nostri timori e il Presidente li ha fatti propri e quindi ha dichiarato zona rossa la Regione Abruzzo. Che cosa significa questo però? Significa da un punto di vista economico un problema non soltanto di un mancato guadagno da parte di tutte le categorie di commercianti che appunto si sono viste ledere un loro diritto, quello che cioè della vendita dei loro prodotti al dettaglio o all'ingrosso. Il problema è stato legato al fatto che la Regione non può ristorare questi, dare ristoro cioè economico a questi esercizi. Lo può fare soltanto il governo. Ecco perché poi il Presidente si è fatto parte diligente per esprimere queste considerazioni a livello del governo, che ricevendo i dati che noi comunicavamo di forte pressione sugli ospedali ha confermato la zona rossa a livello governativo e questo ha fatto sì che da quel momento scattasse il ristoro, cioè in questo momento noi essendo una zona rossa, non più una zona rossa decretata dalla regione, ma una zona rossa decretata dal governo, possiamo attingere al ristoro economico. Questo è un dato estremamente importante perché chiaramente consente a molte categorie di avere dei benefici economici non secondari. Sperando che arrivino poi i ristori promessi. 21:46, do spazio volentieri a quest'altra telefonata. Pronto alle 8? Sì, buonasera. Buonasera a lei, da dove chiama? Chiamo da San Vito e devo fare due domande. Prego. Uno, io non riesco a trovare il vaccino per l'influenza. Il problema è questo, io sono vecchio, sono malato, molto malato e stanco e nonostante questo non riesco a trovare. Se io dovessi avere un'influenza non so se riesco a superarlo nelle condizioni che mi trovo. Questa è una domanda. L'altra domanda, qui è stato dichiarato zona rossa l'Abruzzo, giusto? I malati dell'influenza come vengono considerati, visto che siamo quasi nell'influenza, come vengono dichiarati, Covid o influenza? Perché chi ha la responsabilità di fornire i vaccini influenzali non fanno avere il mio dottore, io l'ho chiesto 2-3 volte, ma siamo senza. Io so che non è che mi sta a dire la bugia, è la verità, sì. Ma perché devono succedere qualcosa? O state aspettando tutti che dobbiamo fare l'influenza del Covid? Grazie, è l'amico di San Vito Chietino immagino, giusto? Sì. Sì. Dottor Albani, sì. Credo che in provincia di Chieti l'ASL abbia proprio sospeso le vaccinazioni, quelle influenzali, perché è accortissimo a zero di vaccini, ma anche nelle altre ASL credo che le scorte siano abbastanza limitate. A Pescara forse adesso ne sta arrivando una partita. Qual è la situazione, dottor Albani? Allora, il dato che abbiamo oggi di soggetti vaccinati è un dato estremamente alto, cioè mi spiego. Noi attualmente abbiamo vaccinato un numero di soggetti molto più alto di tutta la campagna vaccinale dello scorso anno. Lo scorso anno la campagna vaccinale cominciò dal 1 gennaio e finì il 28 febbraio, quindi fu un periodo molto lungo in cui tutti in questi mesi la popolazione fu sottoposta a vaccinazione. Fu un inverno sufficientemente caldo, quindi ci furono più ondate di influenza e quindi fu protratta la campagna vaccinale per più mesi. Che poi è il gennaio-febbraio di quest'anno. Che è il gennaio-febbraio dell'anno che verrà. Questo di gennaio-febbraio di quest'anno. Noi oggi abbiamo già vaccinato, adesso i numeri non ce li ho, ma magari al prossimo intervallo me li procuro,
Noi abbiamo vaccinato ad oggi molte, ma molte più persone rispetto a tutta la campagna vaccinale di tutti i mesi dell'anno scorso. Quindi già oggi abbiamo vaccinato molte più persone. Il problema è che, essendo vaccinate molte più persone, le scorte di vaccino non sono più state sufficienti a coprire il fabbisogno, perché se noi l'altro anno, adesso faccio un numero a caso per far capire il concetto, abbiamo vaccinato 1000 persone, sono numeri a caso naturalmente, e quest'anno, quindi noi siamo fatti un calcolo, non avremmo dovuto vaccinare 1000-1500, abbiamo fatto le scorte su 1500, in realtà noi abbiamo già consumato 1500 vaccini già oggi, quindi ne stiamo ordinando altri e c'è una carenza purtroppo a livello nazionale e mondiale, sì. Perché i vaccini, voi sapete, sono un sistema, fa parte di un sistema in cui tutte le nazioni attingono da poche società che li producono e quindi c'è una carenza sul mercato. Però questa carenza, da quelle notizie che so, dovremmo essere, perché ci siamo, diciamo, gemellati, mettiamola così, ci siamo cioè collegati con altre regioni come per esempio la Puglia, le Marche, il Lazio e Matera tal da avere anche scorte loro, perché loro, essendo una popolazione molto più alta della nostra, noi siamo 1.200.000 abitanti nella nostra regione, quasi un quartiere di Roma, insomma, per far capire il concetto, stiamo cercando di avere scorte maggiori in ulteriori dotazioni che dovrebbero, che da quello che so io dai dati, ma adesso durante l'intervallo darò i numeri precisi, dovrebbero arrivare a breve, quindi consentire la vaccinazione di altre persone. Ma ripeto, ad oggi abbiamo vaccinato molte più persone rispetto a tutta la campagna vaccinale dello scorso anno. Cioè, poi rispondiamo anche alla seconda domanda che ci ha fatto il nostro amico di San Vito. Provo a interpretare quello che ci ha detto il dottor Albani. L'anno scorso siamo partiti a gennaio. No, siamo partiti a novembre, il primo novembre, abbiamo finito a cominciare a vaccinare abbiamo finito gennaio-febbraio. Perfetto. Quest'anno siamo partiti a ottobre. Perché oggi, la paura del Covid, abbiamo cominciato a vaccinare prima. Da ottobre ad oggi abbiamo vaccinato più persone di quelle che abbiamo vaccinato da novembre a gennaio lo scorso di anno. Fatto, diciamo che, provo a ipotizzare questo, le ASL hanno ordinato scorte di vaccino più o meno rapportate a quelle dell'anno scorso e degli altri anni. C'è stato questo incremento anche notevole delle persone vaccinate e quindi siete rimasti senza scorte. E questo per esattamente questo. L'altra domanda che faceva il nostro amico di San Vito è perché l'influenza, tutte le persone che si beccano l'influenza non finiscono nel numero dei positivi da Covid. Credo che siano due cose. Sì, assolutamente sì, non possiamo mischiare le pere con le mele. Da positivi, il COVID, cioè, positività, da malati. Covid è una malattia che si chiama appunto Covid, di finale disease, malattia in inglese, sì. È proprio una malattia legata a questo virus specifico, il coronavirus. E quindi è una fetta di pazienti che sono affetti da malattia legata al coronavirus. Poi c'è un'altra fetta di pazienti che sono invece, si ammalano per influenza, come tutti gli anni si ammalano per influenza, ma non possono essere etichettati come pazienti affetti da coronavirus, perché è un virus di tipo diverso. E quindi sono trattati anche loro negli ospedali, sono trattati in tutti i reparti di malattie infettive, di medicina, e qualora dovesse aver bisogno anche di terapia intensiva, quindi vanno sottoposti anche loro, purtroppo qualcuna fetta a intubazione, ma questi sono pazienti che vanno nelle terapie intensive cosiddette pulite, fra virgolette, perché sono pazienti non Covid. Quindi avranno un percorso completamente diverso, ma quello che è stato tutti gli anni continuerà a esserci, cioè il trattamento dei pazienti da influenza. Grazie dottor Albani, cerchiamo di far arrivare i vaccini, perché il nostro amico di San Vito ci diceva è gravemente, cioè, affetto da diverse altre patologie, quindi assolutamente non può rischiare di beccarsi l'influenza. Torniamo un po' alla nostra rete ospedaliera. Io credo che un buon risultato l'abbiate portato a casa nell'organizzazione delle reti Covid, e questo l'ha certificato proprio di recente la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella classifica nazionale siete stati, vi siete classificati, ci siamo classificati al secondo posto dietro le Marche. Questo a che cosa è dovuto? Soprattutto alla Covid Hospital di Pescara o anche una razionale organizzazione e distribuzione nelle quattro province abruzzesi di Covid Hospital, dottor Albani?
Allora, noi quando è finita la pandemia, la prima pandemia, quella di febbraio, marzo, aprile, fummo invitati dal governo a presentare, non solo l'Abruzzo, tutte le regioni, a presentare un piano per il Covid, perché era chiaramente nella natura delle cose, la caratteristica stessa della pandemia, che ci sarebbe stata una seconda ondata. Quindi il governo fece presente alle regioni questa necessità di preparare dei piani per affrontare la seconda ondata. La regione Abruzzo fu tra le prime, credo che siamo stati la seconda o la terza, se non addirittura la prima regione, che ha presentato un piano della rete Covid. Quindi siamo stati tra le primissime regioni a presentare la rete Covid ed è stata approvata, perché era una rete che aveva una sua razionalità, aveva le gambe per camminare, e quindi fu approvata in tempi rapidi, ripeto, essendo stata una delle prime regioni a presentarla. Questa rete Covid presupponeva una serie di ospedali e di strutture che potessero garantire un adeguato supporto, un adeguato supporto terapeutico in casi di una seconda ondata, cosa che puntualmente è avvenuta. C'è stato poi uno hiatus di circa 2 mesi. Questo hiatus, questo intervallo, questa mancanza di questo ritardo, parliamo proprio di ritardo, è stata legata al fatto che c'è stato da parte del governo, da parte del commissario Arcuri, una indecisione su chi doveva essere il soggetto attuatore. Cerco di spiegarmi meglio. Le regioni avevano dei fondi da spendere per realizzare la rete Covid, cioè aggiornare gli ospedali, acquistare delle attrezzature, mettere a norma degli impianti, cioè fare quella che appunto abbiamo detto la rete Covid. Per 2 mesi sembrava che questa riorganizzazione, cioè queste spese, dovessero essere gestite a livello centrale da parte del commissario Arcuri. Però sono passati giorni, sono passati mesi, ben 2 mesi, e non si era ancora deciso nulla. Poi, sotto le pressioni di molte regioni, compresa la nostra, abbiamo ottenuto la possibilità di andare in deroga, e quindi finalmente soltanto a ottobre, quindi abbiamo perso di fatto 2 mesi, il commissario Arcuri ha dato disposizione affinché il soggetto attuatore, cioè chi poteva spendere i soldi, chi aveva il cordone della borsa, potesse essere il presidente della regione. Quindi a quel punto, soltanto a ottobre, abbiamo cominciato a mettere i soldi sul piatto e a far partire molti lavori. C'è stato un ritardo di 2 mesi, legato, ripeto, ad una problematica a livello centrale, quindi questi 2 mesi hanno portato a un ritardo, e noi questo ritardo ce lo portiamo appresso, ma siamo così, abbiamo accelerato al massimo le procedure, quindi ci siamo preparati per tempo, e noi contiamo per la fine di febbraio, gennaio-febbraio, di mettere in rete tutti gli ospedali che fanno appunto parte della rete Covid. Se si bloccano i grandi ospedali per troppi accessi e troppi ricoveri Covid, il piano B che cosa prevede in questi mesi di qui a febbraio, dottor Albani? Sì, noi chiaramente abbiamo dovuto fare un piano B, che è quello di una parte accelerare al massimo la struttura del Covid Hospital di Pescara, anche se io odio un po' questo termine, perché non mi va di etichettare un palazzo, una struttura, chiamandola Covid Hospital, perché è veramente una bruttura. È una struttura ospedaliera che ha una sua razionalità che non si è vista da altre parti. C'è un ospedale nell'ospedale. Voi, se conoscete la planimetria dell'ospedale di Pescara, questo è un ospedale che è agganciato all'ospedale principale, al monoblocco, quindi fa parte dell'area ospedaliera, quindi ha tutti i servizi, dalla radiologia alla laboratorio dell'analisi, quindi tutto, è tutto completo. Ed è diverso, ad esempio, da quello che è stato fatto nelle Marche o quello che è stato fatto a Milano nella zona fieristica. Nella zona fieristica è stato creato un ospedale ex novo, anche lì, ma è completamente scollegato da un ospedale vero e proprio, per cui abbiamo le carenze perché non ci sono i servizi che ha un ospedale, dalle sale operatorie, la radiologia, il laboratorio di analisi, a tutti gli altri servizi, cosa che invece avviene nell'ospedale di Pescara, perché una parte integrante dell'ospedale principale di Pescara, quindi a tutti i servizi. Quindi da questo punto di vista è stato un'intuizione veramente geniale quella di fare questo ospedale in questa struttura. Però non c'è soltanto nell'ospedale di Pescara, perché anche tutti gli altri centri, sede hub, cioè quelli centrali,
hanno cominciato a lavorare e già oggi molti sono attivi, per esempio se pensiamo al G8 dell'Aquila. G8 è una sigla che sta che va ad individuare un blocco, così come da noi si chiama il Covid Hospital, si chiama G8, che è una struttura che è stata potenziata e già oggi ospita moltissimi pazienti Covid e anche pazienti di terapia intensiva Covid. Così come stanno lavorando molto anche sul Teramano, sul Teramo, e stanno quindi tutti quanti le ASL mettendosi a norma e quindi fare intanto creare delle strutture su cuscinetto che possono traghettare questa nostra realtà di oggi fino alla realtà di febbraio, in cui avremo finalmente tutte le strutture pronte. C'ho un minuto e venti, poi devo andare in pubblicità, così recuperiamo anche i dati delle persone che sono state vaccinate fino ad oggi in Abruzzo. C'ho anche una telefonata, però la tratteniamo, la mandiamo in onda dopo la pubblicità. Poi dopo la pubblicità voglio anche chiederle il problema degli organici, no? Che quale faceva riferimento anche lei prima, è forse l'emergenza più grave in questo momento per voi. Le chiedo solo questo in 50 secondi. I piccoli ospedali nella rete Covid dell'Abruzzo in questo momento hanno una funzione anche nel futuro, nel senso potrebbero essere utilizzati, come già successo nella premondata, per ospitare pazienti Covid? Ma assolutamente, in questo momento gli ospedali SPOC, cioè quelli più della rete periferica, si chiamano SPOC, hub, la sede centrale, sì, gli SPOC, hanno un ruolo fondamentale. In questo momento loro stanno supplendo a quelle che sono le carenze dovute al fatto che gli ospedali maggiori sono dedicati ai pazienti Covid e quindi stanno supplendo facendo una serie di interventi che non sono possibili fare, non credo possibile svolgere. Sono gli ospedali puliti. Che sono per ospedali puliti, tranne alcuni che sono stati riconvertiti di nuovo a ospedali Covid proprio in attesa di quella riconversione che dicevo prima di gennaio e febbraio, che consentirà alle strutture maggiori di avere dei settori Covid deputati. Mi toccherà invitarla di nuovo entro febbraio. 22 e un minuto, pubblicità, poi l'ultima parte di questa trasmissione. Rieccoci di nuovo in diretta da studio per l'ultima parte di questa trasmissione dedicata a come l'Abruzzo sta affrontando l'emergenza coronavirus, seconda ondata. Ne stiamo parlando col dottor Alberto Albani, responsabile della task force regionale istituita a febbraio proprio per questa emergenza. Abbiamo sfruttato, il dottor Albani ha sfruttato la pausa pubblicitaria per farsi dare dai suoi collaboratori dati precisi, numeri precisi sui vaccini fatti e quelli che stanno per arrivare. Prego, dottore. Sì, quello che sapevo, ma me l'hanno confermato, sono arrivati 20.000 dosi di vaccino che sono arrivate ieri, oggi sono state distribuite alle ASL, quindi nei prossimi giorni potremo rivaccinare, cioè continuare la vaccinazione su altre persone che finora non hanno potuto usufruire di questo servizio. Stanno arrivando altre dosi, l'abbiamo chiesto al Ministero, e mano a mano a scaglioni arriveranno partite di vaccino e quindi potremo vaccinare e continuare questa opera di vaccinazione su tutta la popolazione abruzzese. Quindi grazie anche per questa rassicurazione, il nostro amico di San Vito, credo che nei prossimi giorni si potrà sicuramente raccordare col proprio medico e andare a fare il vaccino antinfluenzale. Argomento caldo che avevamo sfiorato nelle prime parti di questa trasmissione, gli organici di medici e infermieri. Abbiamo visto che la rete ospedaliera regge l'onda d'urto questi contagi, il problema grosso è il personale medico e infermieristico. Soprattutto quali specialistiche, dottor Albani? Sì, purtroppo questo è un problema nazionale di una gravità estrema. Tutti i telespettatori e telespettatrici avranno avuto modo di rivedere durante le trasmissioni televisive le più varie, durante la giornata sui vari canali televisivi, lo scorrimento su dei banner, la richiesta di personale medico e infermieristico da parte della protezione civile, cioè si chiede attraverso un massiccio bombardamento a livello televisivo di soggetti medici o infermieri OSS che possano dare la loro disponibilità, richiamando addirittura anche personale in pensione. Questo perché è il frutto di una cattiva gestione che è avvenuta nel corso degli anni
E qui è una responsabilità che non ha un colore politico, perché è avvenuta veramente in tantissimo tempo. Tutti i governi che sono succeduti hanno fatto una politica, in questo caso, veramente miope. Cioè, nel senso, si sapeva che ci sarebbe stato un momento in cui la fuoriuscita di specialisti non sarebbe bastata a coprire le persone che andavano in pensione, non ci voleva Einstein o un genio della Bocconi. Era un dato notorio a tutti che le persone che sarebbero uscite dall'università e dalle scuole di specializzazione sarebbero stati in numeri di nettamente inferiori rispetto alla necessità che veniva rappresentata dalla richiesta degli ospedali. Si è arrivata a questo punto di quasi direi di non ritorno, perché oggi, prima che escano degli specialisti, devono passare da 4 a 5 anni, quindi anche se sono aumentate oggi le borse di studio, se sono aumentati i posti nelle scuole di specializzazione, prima di 4-5 anni questi risultati non si avranno. Ma anche i posti che sono aumentati non sono neanche sufficienti a coprire le necessità di cui avremo bisogno fra 4-5 anni. È sempre lo hiatus, cioè questa diminuzione, questa differenza di soggetti che escono e soggetti invece di cui il sistema sanitario nazionale ha bisogno è molto elevata. Non solo, ma una quota parte degli specialisti che in corso di questi anni si sono sono usciti dalle nostre università sono andati a lavorare all'estero. Perché? Perché hanno delle condizioni di lavoro migliori, hanno degli stipendi più alti e quindi sono ricercati sul mercato, e molti dei nostri giovani specialisti oggi lavorano in Inghilterra, in Germania, in Francia, in Svizzera, perché sono pagati molto meglio e lavorano con molte meno responsabilità. Oggi non c'è personale, non si trova, è un problema enorme, perché oggi la mancanza di personale fa sì che l'assistenza sia ridotta inevitabilmente, con dei turni massacranti per il personale medico, infermieristico e di OS, turni pesantissimi, e oggi la carenza si nota soprattutto in quei settori che sono colpiti dal Covid. Ma in realtà la carenza è diffusa e generalizzata. Chiaramente oggi si sente più la carenza di anestesisti rianimatori, di emergentisti nei servizi di pronto soccorso, nelle malattie infettive e nelle parti di pneumologia. Ma in realtà la carenza c'è in ostetricia e ginecologia, c'è in ortopedia, c'è in tutte le branche. Oggi si nota di più in questi, perché siamo colpiti da questa ondata. Ma se dovessimo parlare facendo i debiti scongiuri di un terremoto, ci accorgeremo che ci mancano i chirurghi, ci mancano gli ortopedici, perché purtroppo, ripeto, è stata una pessima, pessima organizzazione a livello centrale. Le altre attività sanitarie e chirurgiche programmate chiaramente stanno subendo dei rallentamenti, come nella prima fase, no? Il primo lockdown, quello di primavera. Ad esempio le attività chirurgiche, oncologiche, credo stiano avendo dei rallentamenti anche notevoli. No, allora, questo non è proprio così, cioè mi spiego. Mentre nella prima ondata che ci ha colto impreparati, chiaramente è stata una cosa improvvisa, cioè noi abbiamo fatto esercitazioni in pieno Abruzzo, noi siamo una regione che purtroppo ha avuto nel passato molti eventi calamitosi, terremoti, tante purtroppo situazioni di emergenza in cui eravamo allenati, abbiamo fatto anche molte simulazioni, sì, abbiamo avuto modo di vederle anche qui nella sua trasmissione. Abbiamo fatto anche delle trasmissioni. Trasmissioni su queste simulazioni, perché eravamo preparati a un tipo di eventi legati alla fragilità del territorio. Oggi invece siamo trovati all'improvviso a febbraio con un nemico sconosciuto che era rappresentato dal virus, da questo coronavirus. Nella seconda fase no, nella seconda fase noi abbiamo messo appunto una serie di meccanismi di compenso che hanno fatto sì che appunto venisse avviata la rete Covid, che ripeto, ho detto prima, siamo stati tra le prime regioni. E le altre attività quindi stanno andando. Quindi in questa realtà oggi, per esempio, l'ospedale di Pescara è attivo al 100%, cioè avendo avuto la possibilità di fare il Covid hospital, i reparti chirurgici lavorano a pieno ritmo, anzi abbiamo aumentato il numero di sedute operatorie mattina e pomeriggio, grazie a una reingegnerizzazione delle stesse sale operatorie, e quindi stiamo lavorando a pieno regime. Molti altri ospedali continuano l'attività chirurgica completa senza nessun problema. In alcune realtà in cui questo ritardo di 2 mesi ha comportato purtroppo una inevitabile carenza di strutture fisiche, cioè proprio dove allocare questi pazienti, abbiamo avuto una parziale riduzione degli interventi chirurgici, ma
Quando parlo di riduzione di interventi chirurgici, o meglio una rimodulazione di questi interventi chirurgici, non sono stati assolutamente interessati i cosiddetti interventi chirurgici di classe A, cioè i tumori. Cioè, i tumori vengono operati, continuano ad essere operati con una priorità assoluta, quindi fascia A non hanno avuto ritardi, e tutte le patologie tempo dipendenti, cioè nel senso infarti, ictus, eccetera, tutte queste patologie non hanno avuto nessun rallentamento nell'attività assistenziale. Quindi su questo noi abbiamo garantito nella prima ondata e nella seconda ondata assolutamente sia le patologie tumorali sia le patologie tempo dipendenti, abbiamo garantito a tutti l'emergenza urgenza. Cambio argomento, dottor Albani, abbiamo avuto anche situazioni gravi, piuttosto gravi nella nostra regione, mi viene in mente il Don Orione ad Avezzano, Antoniano a Lanciano, focolai nelle case di riposo, ci sono state decine di vittime, qual è la situazione attuale e che cosa la preoccupa di più, se c'è qualcosa che la preoccupa? Qui devo aprire una parentesi. Già ho capito dal suo. No, perché mi spiego perché io da febbraio, da quando è stata la prima ondata, a livello regionale ci siamo posti degli obiettivi che erano quelli di mettere in sicurezza i pazienti fragili. È stato un nostro life motive, un mio personale life motive, di mettere in sicurezza i pazienti fragili, proprio perché abbiamo avuto l'esperienza, noi abbiamo avuto nella sfortuna del coronavirus la fortuna di arrivare in ritardo rispetto a quello che è successo a nord, a Milano, Torino, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, siamo arrivati dopo e abbiamo visto quello che era successo e quindi ci siamo preoccupati a livello regionale di mettere in sicurezza alcune strutture, le RSA e le carceri. Perché parlo di RSA, quando intendo RSA intendo tutto il mondo della fragilità, quindi non soltanto le RSA, le case di riposo, le case per anziani, le case di portatori di handicap, di bambini che hanno problematiche, intendo tutto il mondo della fragilità. E io mi sono battuto per mettere in sicurezza queste strutture e il Presidente Marsilio ha fatto una serie di ordinanze proprio finalizzate a mettere in sicurezza queste strutture. E in effetti noi non abbiamo avuto nessun caso nella prima ondata e anche nella seconda ondata per un periodo di tempo abbiamo retto a questo perché le misure erano molto, molto precise, così come nelle carceri, perché le carceri sono sovraffollate, sono dei sistemi, chiedo scusa, non è Covid, è il fatto che sto parlando, sono delle carceri sovraffollate e quindi ci siamo dati delle regole ben precise. Ad esempio, per le carceri, nessun detenuto, nuovo arresto, cioè persone arrestate o persone che provengono da altri istituti di pena fuori regione, non potevano entrare nelle nostre carceri se non dopo 14 giorni di isolamento e tampone. Quando si è abbassata la soglia a livello governativo a 10 giorni, per le carceri noi abbiamo lasciato 14 giorni, proprio per mettere la massima sicurezza. Purtroppo, nonostante questo, abbiamo avuto dei casi positivi al carcere di Sulmona. Abbiamo avuto proprio negli ultimi giorni una positività al carcere di Sulmona. Questo è legato a che cosa? Nonostante uno tenti di fare, mettere in sicurezza il più possibile, purtroppo c'è l'evento avverso, una guardia carceraria, una persona della polizia penitenziaria, uno addetto alle cucine, un medico addetto all'infermeria, una persona esterna che magari si è positivizzata all'esterno, ha portato il contagio all'interno e quindi questo è l'imponderabile, per quanto uno sia attento, purtroppo avviene e quindi abbiamo avuto delle positività all'ospedale di Sulmona. Al carcere di Sulmona. Stessa cosa per le RSA che noi avevamo detto non possono entrare i familiari, ci eravamo posti questo problema perché le persone anziane, fragili, hanno bisogno del conforto dei familiari, hanno bisogno del conforto dei nipoti, dei figli che li vadano a trovare, però nonostante questo noi abbiamo detto purtroppo cerchiamo di mettere in sicurezza queste persone anche a costo di farle soffrire psicologicamente, quindi abbiamo dato delle precise indicazioni. Se poi queste a livello degli istituti non sono stati attuati, questo poi saranno degli organi competenti che andranno a vedere perché sono successe queste cose. L'Alto Adige ha aperto una nuova strada, quella degli screening di massa, no? Con i test rapidi. Adesso anche noi in Abruzzo ci stiamo attrezzando, ne stanno arrivando 200.000 per l'Aquilano che abbiamo visto
è stata una zona particolarmente interessata da contagi nelle ultime settimane. Se non sbaglio, domani questi test rapidi antigenici partono in 14 comuni. Si stanno attrezzando nel Teramano, dove ne faranno 5.000. Tollo, l'abbiamo mostrato anche nel nostro TG8, ha fatto uno screening sulla popolazione. È un qualche cosa che dà indicazioni precise, sempre per quanto riguarda il tracciamento della popolazione, dottor Albani? Anche qui va fatto chiarezza. I test sierologici sono test sperimentali, quindi sono dei test ad uso sperimentale, quindi noi stiamo facendo uno esperimento e vedremo poi i risultati che verranno. E sono test di screening di massa, cioè ci dicono come si muove il virus, come si diffonde il virus, ma non sono test diagnostici su una singola persona. Cioè io non posso fare un test sierologico e dire che quella persona è positiva o negativa. Posso avere un'indicazione di massima che ci dice, su grandi numeri, come si sposta il virus, ripeto, come è la diffusione della malattia. Non servono questi test a fare diagnosi sulla singola persona. Sono test sperimentali che stiamo provando e aspettiamo i risultati per poter esprimere o dare un giudizio più preciso e puntuale sull'utilizzo di questi test. Però come regione avete trovato l'accordo, è stato trovato anche su scala nazionale con i medici di medicina generale, no? Per far fare i test antigenici rapidi, 1.000 medici di medicina generale, 1.000 medici di famiglia, di base, chiamiamoli come vogliamo, ognuno riceverà, se non sbaglio, 40 tamponi da fare non a tutti, ma a determinati soggetti, contatti stretti, positivi, eccetera, eccetera. Anche quello ci potrebbe dare scarse indicazioni o lo vede più efficace? Nell'ottica anche, sempre allora, tracciamento. Anche qui abbiamo dei distinguo se sono test antigenici o test molecolari, cioè nel senso che questi test che vengono dati antigenici ai medici di medicina generale sono per le scuole, soprattutto a livello per la mappatura delle attività scolastiche, quindi ci consentono anche qui di avere uno screening di massa, ma non avere una diagnosi poi precisa se non per alcuni test antigenici precisi che sono invece validi, hanno lo stesso valore del molecolare, quindi dipenderà da quelli che sono i test antigenici che verranno distribuiti in base alle classi. Anche questo quindi è da prendere con le molle. Ha pronunciato la parola scuola. Lei è favorevole o contrario alla riapertura? C'è chi le vorrebbe riaprire subito per poi magari richiuderle dopo 10 giorni, visto che ci sono le vacanze di Natale. Mi sembra che le indicazioni del governo, io non ho seguito fino a stasera il Consiglio dei Ministri di oggi, ma mi sembra che ci si stia proiettando verso una riapertura, se così sarà, all'Epifania, dopo l'Epifania. Lei che cosa ne pensa? Riapertura di tutte le scuole. Allora, io devo fare una premessa, venire a parlare di scuola, devo parlare di zona rossa. Quello che sto dicendo è a titolo personale, quindi parlo a titolo personale, anche se condiviso da molti del Comitato Tecnico Scientifico. Fare una zona rossa così non ha lo stesso significato di un lockdown. Io, ripeto, in questo momento lo ribadisco, parlo a nome e a titolo personalissimo. Io avrei fatto a livello del governo 2-3 settimane di lockdown generalizzato, perché era l'unico sistema per consentire un blocco della diffusione generalizzato del virus. Come quello di primavera. Esattamente come quello di primavera. Un lockdown generalizzato di 2-3 settimane, totale. Un sacrificio totale, un sacrificio molto importante, molto grave, soprattutto con delle ripercussioni economiche importanti, mi rendo conto di quello che sto dicendo, però avrei fatto un ristoro importante alle attività economiche, ma avrei bloccato per 2-3 settimane e poi avrei riaperto con tutte le precauzioni. Fare una zona rossa così come l'abbiamo fatta noi, come l'hanno fatta tutte le altre regioni, ha poco significato, perché quando noi teniamo aperto quasi tutto, ad esclusione dei negozi di abbigliamento, dei negozi di vendita di scarpe, il resto quasi tutto è aperto, per cui sono aperti... bar e ristoranti, no? Bar e ristoranti, però... Veda, mi faccia fare una considerazione. Il bar c'è il caffè da sport che è quasi un'umiliazione. Mi faccia fare una considerazione. Io, per quello che sta succedendo oggi, per come purtroppo gli italiani, non dico, non posso generalizzare, eccetera, ma una buona parte degli italiani vive questa zona rossa, era meglio lasciare aperti i ristoranti. Mi spiego. Adesso sembra un assurdo quello che sto dicendo, ma cerco di farmi capire. Col ristorante almeno c'era il distanziamento di un metro da un tavolo in altro e non avremmo avuto il danno economico ai ristoranti.
abbiamo chiuso i ristoranti, cosa succede? Che io so che tanta gente si riunisce in casa con gli amici, con i parenti, e si incontrano 8, 9, 10, 12 persone senza mascherina, senza omini, senza mentolina. Ma è vietato, però, non è vietato. È vietato, ma lo fanno però tutti quanti. Lo so per certo, perché so, mi giungono, lo so per certo. Quindi è diffusissima, soprattutto tra giovani, farsi le castagne col vino, farsi la mangiata, la pizza la sera, da sport, se la mangiano lì, e purtroppo questo diffonde il virus. Quindi io avrei fatto, ma questo ripeto, ancora una volta, una considerazione personalissima, avrei fatto a livello governativo un lockdown di 2-3 settimane pesante, chiuso, mi rendo conto di quello che sto dicendo, ma con un ristoro per attività economiche. Per arrivare alla sua domanda delle scuole, anche qui c'è stato un grosso dibattito all'interno del Comitato Tecnico Scientifico e poi a livello del Comitato Tecnico Scientifico Regionale, perché ci siamo posti il problema, perché i dati sono contrastanti sulla scuola. Ci sono alcuni dati che dicono che la diffusione del virus non è legata all'attività scolastica in sé per sé, ma è legata ai trasporti, perché nel senso che la movimentazione di persone, di studenti sui mezzi pubblici, non essendoci la possibilità di aumentare le corse, portava a una maggiore diffusione del virus. Un'altra scuola di pensiero, perché anche qui i dati sono contrastanti, dice che invece è effettivamente a livello scolastico che avvengono gli stessi contagi. Noi abbiamo detto, cerchiamo di fare un attimo una sospensione così nell'ambito della zona rossa per un paio di settimane e vediamo quello che succede. Però ci siamo resi conto, perché poi c'è anche un aspetto politico da tenere presente, che chi tiene, se si chiudono le elementari, le materne, infantili, poi i genitori che lavorano devono mettere delle babysitter a vedere i ragazzi, i bambini. Le babysitter con una zona rossa soltanto a livello regionale non ci sarebbe stato ristoro. Adesso si poteva fare perché c'è ristoro a livello nazionale, perché abbiamo detto la zona rossa è diventata a livello nazionale, però ormai siamo arrivati a una situazione in cui in ogni caso si riapre tutto, quindi non avrebbe più senso. Oggi pomeriggio all'indirizzo salute @rete8.it mi è arrivata questa mail, l'ho sintetizzata, me la sono scritta perché era molto più lunga. Una certa Giovanna scrive: ho letto che uno studio redatto da un'italiana dell'Università di Harvard, nel quale emerge e si rafforza la possibile correlazione fra inquinamento e l'età del virus. Da questo studio emerge appunto e si rafforza la possibile correlazione fra inquinamento e l'età del virus. Un'altra ricerca ha evidenziato che il 15% di tutti i decessi di Covid-19 nel mondo sono attribuibili all'aria inquinata. Io vivo a Pescara, è una città dove si rischia di più, sempre se se la sente di rispondere. Era una mail proprio per il dottor Albani, evidentemente. No, sicuramente ci sono dei lavori scientifici che attualmente dicono che c'è una maggiore letalità del virus nelle zone in cui c'è un maggiore inquinamento. Sono dei lavori scientifici, non sono dei numeri altissimi, quindi non abbiamo ancora una evidenza scientifica pesante, importante. Abbiamo dei primi lavori che ci dicono questo, che ci danno questo dato. Pescara dipende da noi, come sempre. Se noi utilizziamo tutti quanti la macchina, una persona sola per andare in giro, per fare 200 metri, non si va a piedi, non si usa la bicicletta, ma si va tutti con la macchina, è chiaro che l'inquinamento c'è, aumenta, e quindi le polveri sottili ci sono, soprattutto l'inverno in cui sono accesi i riscaldamenti, quindi molto dipende da noi. L'inquinamento dipende da noi, il surriscaldamento dipende da noi, il non mantenimento del distanziamento sociale, dell'uso delle maschere dipende da noi. Molte delle malattie che ci abbiamo dipendono da noi, anche l'alimentazione scorretta dipende da noi. Quello sì. Come passerà il Natale, dottor Albani? Come passeremo il Natale noi abruzzesi? Luci della sua sfera di cristallo e ci dica che cosa ci aspetta il prossimo mese. Non faccio previsioni, perché ci vorrebbe veramente la sfera di cristallo. Forse se avessimo fatto quelle 3 settimane che dicevo prima di lockdown completo, generalizzato, avremmo fatto sicuramente un Natale più sereno e più tranquillo. Non avendolo fatto, credo che dovremmo fare ancora dei sacrifici importanti. Grazie, l'aspettiamo a febbraio, quando sarà pronto la rete Covid Hospital per tutto l'Abruzzo. Grazie al dottor Alberto Albani, coordinatore della Task Force della Regione Abruzzo, referente sanitario regionale per le emergenze. Ha mai pensato di fare una simulazione di emergenza Covid in Abruzzo?
abbiamo fatto, la stiamo facendo realmente, cioè stiamo, è l'unica esercitazione che non abbiamo fatto, la stiamo vivendo realmente, ci servirà molto, perché non credo purtroppo che questo sia, so che tutti in questo momento stanno facendo i debiti scongiuri, non sarà, sarà la prima di una lunga serie di eventi che nel corso dei decenni purtroppo accompagnerà il genere umano. Speriamo di no. Grazie direttore Albani, anche direttore del Dipartimento Emergenza e Urgenza della ASL di Pescara, nonché direttore del pronto soccorso della ASL di Pescara. Grazie per essere stato con noi, grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa trasmissione. Ciao Giuliola, Giuliola del Mondo. Ciao Paolo, ci vedremo giovedì prossimo. Grazie a Francesco Specchiuli in regia, Andrea Di Fabio post produzione, Luca Cornelli operatore di riprese. Giovedì prossimo parleremo delle possibili ricadute sul cuore nelle persone colpite dal Covid-19, ma anche dei reali rischi di morire più di infarto che di coronavirus, riprendendo così l'allarme lanciato proprio in questi giorni dai cardiologi. Sarà ospite in studio per voi il dottor Stefano Guarracini, primario della cardiologia, nonché responsabile dell'emodinamica della Casa di Cura Pierangeli di Pescara. Martedì, sempre alle 21, invece in Medicina Facile, dalla parte del cittadino, parleremo di quanto incide la pandemia sulla nostra psiche. Questa è una nuova trasmissione che Rete 8 ha varato in collaborazione con la ASL Lanciano Vasto Chieti. A proposito di questa puntata sarà ospite il professor Massimo Di Giannantonio, che è il responsabile del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Lanciano Vasto Chieti, nonché ordinario di psichiatria all'Università Gabriele D'Annunzio. In chiusura vi ricordo sempre che se tenete alla salute, alla vostra salute, questa è la vostra trasmissione. Ci vediamo la prossima settimana, martedì e giovedì, sempre alle 21. Grazie, buonanotte.